Ora andiamo a Caserta, dove è stato siglato un protocollo per la legalità e il servizio di Pasquale Piscitelli. Diffondere la cultura della legalità tra i banchi delle scuole è l'ultima mission della provincia di Caserta, che affila le armi della prevenzione contro il bullismo, teppismo, dispersione scolastica e disagio giovanile. Su tali temi particolarmente sentiti nel casertano è stato siglato un protocollo d'intesa sottoscritto dall'ente di Corso Trieste insieme con l'ufficio scolastico territoriale e con la fondazione A Voce delle Creature Onlus, diretta da Don Luigi Merola, il prete anticamorra. La fondazione A Voce delle Creature sarà presente anche a Caserta. Vogliamo dire ai ragazzi, agli studenti delle scuole, che a mattino non si devono solo alzare ma si devono svegliare, e questo risveglio avviene attraverso il rispetto delle regole, ma l'impegno loro che deve essere studiare. Si combatte la camorra elevando la cultura e lo studio. Questo rapporto con il mondo della scuola, con i giovani, va rafforzato, e l'intento della provincia è recuperare molto spazio, tendere alla convivenza civile. Creare una nuova cittadinanza attiva attraverso una rete associata tra enti, associazioni e principalmente tra e con gli studenti della scuola secondaria. Puntare sui giovani, quindi, per rigenerare una società sempre più assuefatta dalla illegalità diffusa, che giustifica azioni e atteggiamenti quotidiani ai confini della legge, spesso violandola.